Caravan è una serie, è stata una serie anomala per la Sergio Bonelli Editore. È stata una serie che ha rappresentato una scommessa da parte del nostro editore. Era una serie veramente particolare. Caravan è una serie che non è una serie di genere, quindi non è riconducibile a un genere specifico, anche se dentro la serie, come vedrete, si toccano tanti temi, e per trattare questi temi io mi avvalgo di diverse strutture narrative, anche collaudate, come la struttura fantascientifica, il thriller, la fantapolitica e così via. Ma nel momento in cui ho proposto questo progetto a Sergio Bonelli, era ovvio che ci fosse una certa diffidenza da parte dell'editore, perché qui non c'è un eroe che combatte contro il male. Infatti, come vedrete, non ci sono pistole in copertina, non è annunciata l'azione. È una serie corale, dove ci sono tanti personaggi, quindi Caravan racconta tante storie, storie che scorrono parallelamente oppure si incrociano, quindi è una struttura narrativa molto, molto complessa, che inizia nel numero 1, si conclude nel numero 12, anche se in ogni albo, ogni episodio racconta comunque una storia dentro la storia. Vi dico subito il punto di partenza per cercare di spiegarvi di cosa si tratta. Tutto comincia in una cittadina, una piccola cittadina americana che si chiama Nest Point, che sta sul mare, e un giorno succede qualcosa di molto strano a Nest Point. Ci sono delle strane nuvole in cielo, c'è un blackout, quindi tutte le comunicazioni si interrompono, va via l'elettricità, la città è isolata, non può comunicare con l'esterno. Si scatena il panico perché queste strane nuvole fanno presagire qualcosa di molto brutto, un attacco alieno, un attentato, la terza guerra mondiale. Si scatena il panico. Noi, tra tutti i personaggi che fronteggiano la situazione, seguiamo in particolare le vicende di una famiglia che sarà, se non la protagonista assoluta, ma quella che è maggiormente protagonista della storia, la famiglia Donati. Ha un cognome italiano perché il capofamiglia Massimo è un architetto italiano trapiantato negli Stati Uniti. Ha sposato un'americana, Stephanie, hanno avuto due figli, Davide Donati e Ellen, che è più piccola, e c'è anche un cagnolino a completare il quadretto familiare. Quindi tutti questi personaggi fronteggiano questa strana situazione, sembra di essere sull'orlo dell'apocalisse, poi invece non succede niente, cioè la situazione si normalizza, torna l'elettricità, la vita riprende a scorrere, tranne che per un piccolo dettaglio: la città è ancora isolata, non funzionano i telefoni, non funziona internet, le comunicazioni possono avvenire solo all'interno della città. Quindi la giornata finisce, ma il mattino dopo, all'alba, succede un altro evento straordinario, e questo sì, realmente preoccupante. Arriva l'esercito e dice: Nest Point deve essere evacuata, chi può prenda un mezzo di locomozione, qualunque sia, e ci segua. Domanda ovvia: dove stiamo andando, cosa sta succedendo, dove siamo diretti? I soldati non danno nessuna risposta e dicono: è una faccenda di sicurezza nazionale, dovete seguirci senza fare domande. E quindi da Nest Point parte Caravan, la carovana di persone che lasciano la città seguendo l'esercito verso una meta sconosciuta per motivi sconosciuti. Tra tutti gli abitanti Nest Point ovviamente ci sono i membri della famiglia Donati, che hanno la fortuna di possedere un caravan, e quindi viaggiano col loro caravan dentro la carovana. Si portano appresso questa casa viaggiante che gli consentirà di viaggiare meglio di molti altri che magari viaggiano in macchina o non hanno mezzi propri e quindi devono viaggiare con gli altri. Questo che vi ho raccontato è l'incipit della storia, che fa presagire ovviamente uno sviluppo thriller, fantascientifico, fantapolitico.
In realtà il tema thriller, fantapolitico, fantascientifico sarà solo uno dei temi che Caravan tratterà, perché nell'arco di questi 12 episodi, che per voi che leggete l'edizione in volume saranno due volumi, ciascuno diviso in 6 episodi, racconterà le storie di tante persone, in sostanza un intreccio, un arazzo di storie. Ecco, cercare ovviamente di proporre questo alla Sergio Bonelli editore non è stato facile. L'ho fatto perché ci tenevo particolarmente, perché credevo che i tempi fossero maturi per raccontare storie diverse da quelle dei soliti eroi, e sorprendentemente Sergio Bonelli ha accettato. È stata una scommessa vera e propria, poi una scommessa vinta, diciamo, perché la serie è andata bene, ha fatto il suo percorso in edicola e ora lo continua in libreria. E, chiaramente non c'è stato poi solo il problema di presentare la serie a Sergio Bonelli e dirgli guardi, questa è una cosa particolare, non ci sono pistole, non c'è un detective. E, quello era già un problema, vi dicevo. L'altro problema era dirlo a voi, cioè ai lettori, a persone che si aspettano determinate cose dai fumetti della Bonelli, e chiaramente leggendo Caravan magari non è che non le trovino in assoluto, ma le trovano solo in parte o le trovano in una maniera diversa da come erano state proposte. Se posso permettermi, a collegamento di questa riflessione c'è questa tavola, perché tu proprio a dire non trovate l'eroe bonelliano, che magari può essere infallibile in quest'ottica, tu immediatamente introduci Caravan con una scena tra le più traumatizzanti per un adolescente, che è quella di trovarsi ad una finale di calcio catapultato nella responsabilità di dover battere un rigore, e lui lo batte, per poi trovarsi... Quindi questa tavola... Come mai hai voluto selezionare proprio questa tavola qui? È la prima forse che mi hai girato per un po'. Sì, la tavola di, ecco, una tavola abbastanza inusuale come incipit bonelliano, perché questa sarebbe la presentazione del, non posso dire neanche il protagonista, perché non è il protagonista, però è il vostro occhio, è l'occhio del lettore, perché noi seguiamo la storia attraverso il diario di Davide. Davide è un adolescente, tiene un diario per raccontare questo viaggio, quindi lui è con noi, ma soprattutto è con voi, è attraverso il suo sguardo che noi seguiamo questa storia. E presentiamo Davide come un adolescente insicuro, un adolescente per cui l'incombenza di tirare un rigore in una partita di calcio, ovviamente in un contesto amichevole, è una responsabilità schiacciante, non vuole prendersi. Naturalmente poi, per come andrà la storia, vedremo che Davide dovrà assumersi responsabilità ben più pesanti che calciare un rigore. Qui nella... mi sono permesso di andare nella seconda, poi dimmi tu, e qui abbiamo proprio, a parte una costruzione della tavola a livello narrativo particolare, perché tutto si ferma. La macchina si ferma, il ragazzo si ferma, lei si ferma di fronte a quello che sono l'evento protagonista del primo volume, che è... Sì, queste sono le famose nuvole strane, quelle che scatenano l'avventura. È la prima apparizione delle nuvole, per cui il traffico si ferma. La bionda che vedete nella quarta vignetta è Stephanie, la moglie di Massimo, quindi madre di Davide ed Ellen, che sta tornando a casa in macchina, che se non sbaglio sta citando Ellen, perché Ellen che durante la partita vede le nuvole, dice mamma c'è le nuvole strane. Sì, ci sono le... sì, la bambina è la prima a vedere le nuvole nelle prime tavole della storia, ma Stephanie, la mamma, non dà peso a quello che dice la bambina, perché è una bambina piccola, perché inventa. Ora vediamo, forse c'è un'altra tavola, poi parliamo, ecco, è questa, queste sono, credo, sì, questa è la tavola finale del primo episodio,
quindi il primo episodio si chiude con questo enorme punto interrogativo. Vedete la colonna, ci sono i mezzi dell'esercito, i disegni sono di Roberto De Angelis, ci sono i mezzi dell'esercito che guidano la colonna, quindi la carovana che lascia la città. Qui mi fermerei un attimo, sì, con le tavole, e dicevo prima che il problema non era solo dire all'editore: guarda, questa è una cosa particolare, quindi sai, non so, dimmi tu, insomma. Il problema era anche dire ai lettori che questa è una storia particolare, e quindi le copertine sarebbero state molto diverse dal solito. Non avremmo avuto pistole, non avremmo avuto agguati. La nostra responsabilità però è qui. Quindi con Emiliano abbiamo fatto un lavoro, insomma un brainstorming notevole per decidere che diavolo doveva andare su queste copertine, perché non essendoci sparatorie, almeno nel primo numero, poi qualche colpo viene sparato nell'arco di 1000 passapagine, però non essendoci sparatorie, non essendoci agguati, non essendoci serial killer, insomma, bisognava dire al lettore: occhio, questa non è la solita cosa, è una cosa diversa. E poi quindi, tutto questo percorso l'ho portato, quindi abbiamo tutta quanta la parte visiva della nostra macerazione personale per trovare una soluzione. Poi le vedremo. Qui abbiamo un altro protagonista, sì, che diciamo non è proprio indifferente a Davide. Allora, queste sono tavole dal numero 2, e qui vediamo che il numero dei personaggi comincia a infoltirsi. Questo è un personaggio importante che, se leggete il volume, in realtà conoscerete nel prologo, non neanche nel fumetto, ma conoscerete nell'introduzione. Perché diciamo che all'interno di Caravan Omnibus 1 Michele ha realizzato un prologo esclusivo, sì, che non era stato citato nella precedente miniserie, proprio perché l'obiettivo è ripresentare in una nuova veste esclusiva quello che è una property e un'avventura Bonelli già editata, però nel rispetto del lettore, con un contenuto nuovo. Sì, è anche un giochino tra me, autore, e i lettori, perché in effetti anche nell'introduzione si specifica qualcosa di molto, molto importante, e cioè che Caravan è una storia fatta di tante storie. Qui appunto introduciamo dei nuovi personaggi. Qui vediamo però inquadrata solo Jolene, non so se la ragazzina, sì, si vede anche dopo, la ragazzina di cui Davide si innamora, non è un grande spoiler, che viaggia con sua madre, che è una cantante folk country rock, un po' sciroccata, una che si impasticca, beve. Ha fatto tenerezza Carrie, sì, per tutto il tempo. Non ci ho visto quel lato lì, cioè sempre dà l'impressione di essere sempre continuamente abbandonata. Questa, sì, però è una mia lettura che ho avuto. È una lunga storia, perché poi i personaggi cambiano anche mentre l'autore li scrive. Ecco, una cosa particolare che ci tengo a dirvi è che io non sono un programmatore totale quando scrivo, cioè io mi lascio molto spazio per improvvisare. Quando ho scritto Caravan, che era un progetto enorme, perché sono più di 1000 pagine in continuity, quindi è un'unica grande storia che ha delle tappe, ma in sostanza è una sola storia, io di questa storia avevo dei punti focali, essenzialmente le vicende della famiglia Donati, per cui ci sono certe cose che sono pensate dall'inizio, quindi ovviamente il prologo, la storia della famiglia Donati, quello che succede ai Donati, e il finale. Queste cose erano pensate dall'inizio. Praticamente tutto il resto, tutto è improvvisato, nel senso che quando cominciavo a scrivere un albo avevo un'idea non definitissima di quello che avrei quindi, scritto. Quindi i personaggi cambiano. Tutte le volte che la redazione aveva delle domande, tu dicevi: vediamo, e sì, magari interveniva Emiliano. Sì.
interveniva. Sì. Beh, in effetti sì, lui poi era il mio referente più immediato per... Io parlo non titolato perché ancora non c'ero, no, però per... posso immaginare per come era Caravan, che responsabilità è stata. Comunque, tornando un po' sì, sulle tavole, sì, andiamo avanti. Ecco, qui c'è, sì, 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 appunto, vi dicevo che per quanto la storia sia fatta di 1000 pagine, sia un'unica lunga storia, però ogni albo racconta una storia che si chiude in quell'albo, quindi in realtà Caravan diciamo che racconta 13 storie, una è la macro storia e poi ci sono 12 micro storie. Nel numero 2, disegnato dal bravissimo Stefano Raffaele, il protagonista della storia dentro la storia è questo motociclista fricchettone che si chiama Stagger e che è un ex di Kerry, che finisce invischiato nella carovana perché voleva raggiungere Kerry all'estremo. Il numero 2 si intitola Il Ribelle e qui è anche facile intuire perché possiamo andare all'ultima. Ecco qua. Forse il ribelle, no, ovviamente tenta di scappare. Mi fermo un attimo appunto perché dicevo che Caravan è una storia fatta di storie c'è qualcosa di molto importante, che il nucleo della storia è l'interrogativo di Davide, che è un ragazzino. Normalmente, insomma, da ragazzi ci si chiede che cosa ci succederà, come sarà la nostra vita, quindi si fantastica, si fanno dei film, come si dice. Tutto può essere, tutto è possibile a 17 anni. A Davide questa possibilità in un certo senso viene tolta perché deve fronteggiare una minaccia immediata, quindi si chiede cosa sta succedendo, non può saperlo, cosa succederà a lui, cosa succederà ai suoi genitori, e non può sapere neanche questo. Quindi quello che gli rimane non è guardare avanti, è guardare indietro. E ecco perché Davide cambia il rapporto con i suoi genitori, che era il rapporto normale di un adolescente fino a poco tempo prima, prima che apparissero le nuvole. Davide era un adolescente che faceva la sua vita e i genitori erano persone, diciamo, che convivevano con lui. Dal momento che lo stesso interrogativo incombe sul ragazzo e sui genitori, Davide si chiede chi sono veramente i suoi genitori, come reagiranno a tutto questo. E quindi diciamo, la storia principale che viene raccontata tra le storie dei personaggi di Caravan è senza dubbio la storia dei Donati, su cui torneremo fra poco, perché chiaramente una parte della storia dei Donati è ambientata in Italia. Ok, allora proseguiamo e arriviamo, non so, qui abbiamo le tavole, sì, questa di è la... sì, questa è una tavola di Fabio Valdambrini, e qui questo è il numero 3, che è il numero forse più di genere, tra virgolette, cioè quello dove c'è più tensione. Più... Il sindaco mi sembra che incomincia, sì, a farsi delle domande. Sì, il sindaco in East Point a questo punto decide di riprendere il controllo sulla propria città, che ormai esiste solo virtualmente, sulla propria cittadinanza, diciamo, e quindi cerca di ribellarsi ai soldati. Quindi c'è una situazione di scontro. Infatti, ecco, qui lo vediamo sindaco, determinato, sì. 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 Tra l'altro Emiliano qui ha fatto una copertina molto forte, perché nella copertina, sì, che hai la fatto... La vedremo, la copertina del sindaco, quella no. No, mi sono permesso di dirlo perché il sindaco ferma il lettore, cioè il lettore che arriva in edicola si vede proprio che ha un ruolo centrale a livello di composizione e c'è una stasi, ed è proprio il momento in cui lui cerca di recuperare quell'autorità che però dopo vedremo se gli verrà data o riconfermata. Proseguiamo, andiamo avanti. E andiamo con quello che è un altro questo personaggio. Ancora un altro personaggio, perché chiaramente quasi a ogni albo arrivano nuovi personaggi che entrano in scena e interagiscono. Questa è la dottoressa Peters, che è un personaggio misterioso, un consulente del governo, e viene mandato dal governo per dare una mano ai soldati a fronteggiare questa situazione che ovviamente ogni giorno rischia di sfuggire loro dalle mani.
Ok, proseguiamo e arriviamo, non so se ci vogliamo soffermare qui o... Ecco, sì, torna un attimo indietro. Allora, questo è un numero che è quasi tutto in flashback, che si intitola La storia di Kerry, uno degli albi a cui sono più affezionato, perché racconta la storia di questa bambina che poi al presente noi vediamo come madre di Kerry, quindi è la cantante. Raccontiamo l'adolescenza di questa cantante, questa ragazzina con un padre alcolizzato, una madre che è succube del padre, che poi pian piano si riscatta, raggiunge l'indipendenza attraverso la musica. È una storia americana, insomma, lo so che è un po' bizzarro, io sono italiano, però mi sono voluto cimentare con una storia che è tipicamente americana. Pensiamo a certi romanzi di Stephen King, no? Dove c'è il riscatto femminile, c'è una situazione di violenza familiare da cui la donna, inizialmente vittima, poi riesce a uscire con le proprie forze, senza l'aiuto di nessuno. Ed è una storia, appunto, a cui tengo particolarmente perché c'è la musica e c'è tanta musica in Caravan. Per me, per la mia generazione, e adesso sinceramente non so per i ragazzi adesso, per me la musica è stata molto importante, perché io sono... Questo è un numero che è un omaggio alla musica, cioè è tutto accompagnato da un percorso musicale, questo in particolare, sì, si cita, anche perché è molto denso. Si cita il folk, quindi si va proprio alla radice della musica americana, si cita Woody Guthrie, che è stato il maestro di Bob Dylan, e per me, a parte la mia passione per Bob Dylan, però dicevo, la musica è stata importante perché da ragazzo, adolescente, negli anni 70, io ho vissuto il boom della canzone d'autore, e quindi per me la musica è stata importante quanto sono stati importanti i fumetti. Ho travasato, come vedrete, insomma, parte delle mie passioni musicali anche dentro Caravan, e qui appunto si va alla radice della musica, la musica che mi piace, della musica di Bob Dylan, raccontando una storia folk. Quindi, beh, chiaramente la musica americana non nasce come pop, nasce dalla canzone rurale, nasce dalla musica delle campagne, degli schiavi, e poi diventerà anche la musica delle lotte dei lavoratori, dei diritti civili, poi negli anni 50 e 60, e poi si stratificherà come pop a partire dagli anni 50, ma dietro c'è un percorso molto particolare e molto diverso da quello vissuto dalla musica italiana. Ok, andiamo avanti. E qui, ecco, questa è un'altra, sempre Fabio Valdambrini, questo non mi forse il numero 5. Sì. Altra terribile copertina di Emiliano, io scusate se lo presento proprio così, però in un affresco di pioggia presenta questo personaggio, veramente la ripresa dall'alto con lui quasi ormai pestato a sangue, se non ricordo, scusate, io intervengo qualche quello volta mi perché... dispiace di non averla portata, vedi, perché l'abbiamo raccontata un po' di volte, c'ha una genesi pazzesca e molto divertente da raccontare perché è stata cambiata due volte, io l'ho fatta due volte quella copertina, però l'abbiamo raccontata un sacco di volte, allora ho detto, vedi, questa volta ne porto delle altre, tanto abbiamo delle storie avventurosissime su ogni copertina, adesso mi stai facendo pentire amaramente. Questa è la storia che chiude il primo volume e che si colloca esattamente a metà della serie, anche questa è una storia a cui tenevo particolarmente perché anche qui c'è un pezzo della mia gioventù, perché la storia è ambientata a Firenze. Il pretesto narrativo lo scoprirete, è una cosa un po' complessa da riassumere, ma è una storia di ragazzi a Firenze, ambientata in un anno, anzi in due, mi sembra in due anni cruciali uno per un motivo musicale, che è il concerto di Bruce Springsteen a Milano, il famoso concerto allo stadio San Siro,
85, e poi c'è invece un altro fatto decisamente meno allegro, che è l'omicidio dell'ex sindaco di Firenze Lando Conti a opera delle Brigate Rosse. Non vi voglio svelare molto, ma ho unito queste due cose, questi due fatti li ho inseriti nella storia di Massimo Donati. Qui c'era un problema con la casa editrice, un problema piuttosto serio, perché per tradizione noi non trattiamo temi politici, non rincorriamo l'attualità, quindi era difficile raccontare questo tipo di storia. Io l'ho fatto cambiando il nome di Lando Conti, che mi sembra si chiami Cantoni nella storia, cambiando diversi dettagli e raccontando essenzialmente una storia di ragazzi innamorati su questo sfondo molto insomma molto drammatico. Appunto vedrete che la storia in realtà ha un tono abbastanza leggero. Qui questi sono i problemi di un ragazzo che va ospite in un appartamento di studentesse. Andiamo pure avanti. Qui si racconta l'infanzia di Massimo Donati, quindi negli anni 60, un'altra storia incastrata dentro la storia. Andiamo avanti, e qui si va ancora più indietro, quindi c'è un continuo incastro di flashback, e qui si va nell'infanzia del padre di Stefano Donati durante la guerra. Questo che vedete qua poi in realtà è un fatto realmente accaduto a mia madre. Qui ci sono due bambini, nella realtà c'erano due bambine che venivano bombardate di cioccolato dai vincitori, ma erano troppo orgogliose per raccogliere questa cosa che per loro era una prelibatezza, ma era molto più importante non piegare la schiena di fronte ai vincitori in quel momento. Dice anche mi sa che è finito. Ecco, qui c'è rievocato l'omicidio di Conti alias Cantoni, e abbiamo finito con le tavole. Bene, allora adesso parliamo delle copertine, perché spero abbiate capito che Caravan è una storia veramente, veramente particolare, molto insolita per i canoni bonelliani, e il problema era veicolare questa particolarità e renderne partecipi i lettori. Come abbiamo fatto ce lo spiegherà Emiliano. Allora, io sfrutterò in realtà questo discorso che facciamo sulle copertine per provare a proporvi una tesi, che non so se riuscirò a portarvela avanti, però intanto ci proviamo, e cioè che a un certo punto la Sergio Bonelli Editore ha preso una direzione, la direzione che la caratterizza in quest'ultimo decennio. È difficile poi capire quando decidi di prendere una strada piuttosto che un'altra, non sempre, le situazioni sono sempre chiare. Secondo me, e questa è la tesi che propongo, non sono sicuro che sia vera, ma ci provo ad argomentarla, secondo me Caravan è stato il momento in cui si è maturata un'idea su che cosa avremmo potuto fare nel decennio successivo. Non so se è vero, ma adesso proviamo a vedere se ci riusciamo. E partiamo da questa prima cosa, che è l'errore. Partiamo subito dall'errore, dagli sbagli che abbiamo fatto, cioè di quando gli autori si innamorano di un'idea. Allora io e Michele, appunto, Michele ha anticipato questa cosa del fatto che non ci sono gli eroi in copertina. Non so se vi ricordate la Bonelli del decennio precedente, ma c'erano un sacco di persone con la pistola di tre quarti col cattivo in fondo. Noi questa cosa la odiavamo a morte in maniera viscerale, con due pistole anche, però quello è solo Tex, quindi va bene, si rispetta. Insomma, dovevamo trovare una soluzione e avevamo deciso arbitrariamente che la prima copertina di Caravan sarebbe stata la prima copertina della Bonelli con una bambina. Questo in maniera arbitraria, perché eravamo molto, ci sentivamo figli e volevamo fare questa cosa. Quindi io ho cominciato a proporre delle idee. Questa è la prima, a cui sono affezionatissimo, in cui c'è la bambina Ellen che guarda quello che succede, le nuvole nel cielo. Peccato che questa non è una copertina, non funziona minimamente. Tu vedi una bambina che guarda il cielo. Ne ho fatte altre, quindi passiamo alla seconda. Questa è la seconda, appunto, ho provato un'altra opzione.
c'è la città, ci ho messo qualcosa in più che forse poteva raccontare qualcosa della storia, però comunque non era Caravan, questo non racconta minimamente la nostra storia. Io ho fatto altri errori, adesso vi faccio vedere candidamente, passiamo a quest'altra. Quest'altra c'era la bambina, c'era il cielo, c'era il senso di minaccia, ma Caravan dov'è? Andiamo avanti. Ha continuato a perseverare, questo ha perso settimane, fino a che Sergio Bonelli è andato in modalità berserk, ha cominciato a non essere felicissimo di questa nostra idea. Ha detto, ma lei è la protagonista. E no. Non ha proprio detto così, ma ti assicuro che il senso era pressappoco questo. Era forse il caso che questa copertina parli di quello che sta dentro. Ora sembra che abbia detto un'ovvietà, in realtà la capacità, l'intuizione del grande editore è anche dire in maniera semplice quello che sembra semplice ma non è assolutamente banale. E infatti lì è venuta l'idea, la copertina deve parlare di quello che c'è dentro. E qual è il senso di una storia, di questa storia? Il senso di questa storia è, vai avanti, ah no, questo è un altro errore ancora, eccolo qua, è una famiglia in pericolo che viene messa in pericolo da qualcosa di più grande di loro, di completamente artefatto. Naturalmente grazie alla modalità berserk di Sergio Bonelli siamo andati nella direzione giusta. E questa è la prima copertina, questa è la bozzetta che vi faccio vedere, spero di non essere noioso, di incuriosirvi in queste cose. E veniamo a questa cosa, questa è la prima volta che si fa vedere in assoluto. Ma il vento non sa leggere, è un titolone. Aspetta, ti dico, questa è estrapolata da una mail del 2009 in cui Michele Medda mi dice: mi taglio il braccio destro o mi taglio il braccio sinistro? Adesso ve la traduco, non era molto contento della grafica. In realtà questo è l'attimo esatto in cui abbiamo un po' forzato la mano, anche perché noi adesso vediamo questa grafica e la troviamo estremamente demodé, anche all'epoca la trovavamo demodé, ma era la grafica che caratterizzava la Sergio Bonelli Editore nel tutto il decennio precedente. Se tu vai da Magico Vento in poi, è un tipo di grafica che creava una riconoscibilità, cioè tutta la Sergio Bonelli Editore la potevi riconoscere andando in edicola, anche dall'impostazione, dall'impostazione grafica del lavoro. Però quello era il periodo esatto in cui anche il discorso della comunicazione nell'editoria stava cambiando, non è più l'editore, il grande editore che veicolava, che decideva la comunicazione. La comunicazione veniva passata all'autore, non è una questione che riguarda solo la Bonelli, ma tutta l'editoria mondiale in quel momento ha fatto quel tipo di discorso. Adesso senza entrare in argomenti e in tecnicismi troppo difficili, vi dico adesso, insomma, adesso è molto più per noi assolutamente la regola. Non posso pensare a The Walking Dead senza pensare a Kirkman, all'epoca non era così, insomma. Noi ci siamo imposti e abbiamo deciso di non avere quel tipo di comunicazione che sarebbe stato più semplice, cioè essere comunicati come un prodotto della Sergio Bonelli Editore, ma comunicarci da soli. E abbiamo fatto una controproposta, che è quella successiva, che è questa qui, cioè la grafica non avrebbe comunicato che apparteniamo ad una casa editrice, ma avrebbe esattamente comunicato la storia che andiamo a raccontare. E qui vi è venuta l'intuizione del direttore editoriale dell'epoca, che è Mauro Marcheselli, che è quello che per primo ha provato a spingere in questa direzione. Infatti sì. Nessuno sarà mai così grato, no? No. Allora, è già successivamente avremo un incontro che si intitola Storytella. Quindi abbiamo già la sigla. Quindi abbiamo già bruciato tutto quello che abbiamo. Abbiamo due minuti per poter allora arrivare direi verso di la fine, quindi mi dispiace molto. Ma figurati. No, no. Però già da qui, ecco, le ultime che mi hai mandato e che ho montato in PowerPoint erano molto particolari, quindi se mi vuoi dire quali spendere... Passa direttamente, questa è l'ultima che ti ho mandato? No, le ultime sono queste. Ok, passiamo a questa qua, no, quella precedente. Questa è la copertina, da un punto di vista tecnico, la più semplice in assoluto, la meno originale, la meno particolare, però mi sono molto affezionato perché... Non ho citato il fatto che per la prima volta la Sergio Bonelli Editore aveva cominciato a pensare all'introduzione del colore, e tutto quello che abbiamo fatto su Caravan è finito in maniera più o meno sbilenca su Orfani, e questa è una delle cose felici che abbiamo portato su Orfani, cioè l'introduzione del colore che era pensato in maniera emozionale. Questo è l'esempio che io faccio sempre, il povero Lorenzo De Felici, cioè uno dei coloristi più bravi che c'è in circolazione, che è un mio carissimo amico, insomma, a cui ho fatto rifare
9 volte la copertina con la sua somma gioia, perché erano tutte meravigliose, ma nessuna di queste mi diceva quello che volevo, e cioè il senso di liberazione. La storia si chiamava America America, per cui mi dovevo sentire liberato, emozionato in maniera positiva. Abbiamo sbagliato la prima perché era lugubre, la seconda perché era felice. Insomma, siamo arrivati fino all'ultima, passa avanti, così possiamo dire, in cui abbiamo deciso che cos'è che ci dava l'idea di liberazione. Abbiamo inserito l'arancio, per la prima volta abbiamo cominciato a ragionare in termini emozionali. Inserendo l'arancio nella nostra poca frequentazione del colore, abbiamo capito che in qualche modo si trovava la quadra di questa emozione. Quindi tutte le copertine successive sono state ragionate in termini emozionali. Tanto ringrazio Prego. La generosità di Emiliano Mammucari e Michele Medda. Il volume Omnibus Caravan sarà già presente in libreria.